Eccoci collegati, aspettiamo qualche istante per darvi il tempo di connettervi, di condividere se avete piacere, anche perché l'argomento e l'ospite di stasera sono molto molto interessanti. Leonardo Melis l'abbiamo già avuto un paio di settimane fa, se non sbaglio, ci ha fatto diciamo un'introduzione sull'argomento che andremo a trattare, che è molto interessante. Oltretutto è una storia che è rimasta, diciamo, sepolta per lungo periodo. Per cui diamo spazio a, secondo me, il maggiore esperto della storia sugli Sciardana, Leonardo Melis, che ha scritto anche diversi libri, ha girato tantissimo, è andato anche di persona nei posti dove, diciamo, si svolgono tutte le vicende di questo popolo del mare, uno dei popoli del mare, forse il più importante, se non il più importante, correggimi se sbaglio, Leonardo, ha conosciuto anche diversi studiosi con i quali si è confrontato e si confronta tuttora. E sono felice di riaverlo con noi e continueremo poi anche dopo questa puntata con altre puntate perché l'argomento è molto vasto e poi comunque lui ha scritto diversi libri per cui ha molto materiale da proporci. Quindi mi fa piacere averlo nel canale, è un onore e anche un valore aggiunto a questo piccolo canale che spero che sia cosa gradita. Tanto vedo che il numero dei collegati sta aumentando. Saluto l'amico Davide del canale di Kill Dogma TV, con cui spero di fare a breve una diretta, anche con Chiara. Saluto entrambi. E poi tutti coloro che stanno collegando adesso. Siccome le notifiche, soprattutto per questo video, probabilmente non verranno inviate, per cui se conoscete qualcuno che comunque già mi segue, per favore condividetelo e se avete qualche canale vostro, Telegram o anche Facebook, se ci aiutate a condividere questa puntata mi farebbe un grande piacere, visto che la scorsa diretta ho notato che è stata molto molto oscurata. Ci sono state tolte moltissime visualizzazioni già di partenza, per cui ciò testimonia che l'argomento che ci viene a portare oggi Leonardo è un argomento che dà fastidio a molti, soprattutto per come lo tratta lui, anche perché c'è molta gente che comunque poi parla di questi argomenti, ma seguendo magari una linea differente, più comoda per quelli che sono, diciamo, i portatori della conoscenza ufficiale, ma noi diciamo che non ce ne freghiamo e andiamo diritti per la nostra strada. Per cui adesso lascio la parola al grande ospite Leonardo Melis. A te la parola, Leonardo. Poi faremo vedere anche le slide che poi lui ci illustrerà come l'altra volta in maniera molto chiara. Prego, Ti ringrazio, saluto gli Leonardo. ospiti. Io direi che possiamo cominciare immediatamente senza tanti preamboli, tanto ormai ci conosciamo. La volta scorsa abbiamo fatto una sorta di sintesi dei miei pochi libri, diciamo sono 17, ma alcuni libri hanno 16 edizioni, altri sono stampati anche all'estero, quindi bisogna moltiplicare. Comunque, numericamente sono 17. Quindi abbiamo fatto appunto una sorta di sintesi del tutto. Oggi allarghiamo un pochino. Vedrete anche qualche slide che abbiamo fatto vedere la volta scorsa, che soprattutto qualcuna che mi è stata richiesta, qualcuno che mi ha scritto, tipo quella sui giganti, eccetera. Non parleremo chiaramente dei giganti, ma chiariremo la slide della volta scorsa e via dicendo. Insomma, vedremo tante cose nuove. Anche piacevoli e sorprendenti. Possiamo cominciare con la prima slide, vai. Alla grande. Allora, datemi un attimo il tempo, sapete che io non sono tanto professionista. Metto direttamente a schermo intero senza che ci vediamo noi, così anche chi ci segue ha una vista migliore delle slide e può leggere anche cosa c'è scritto. Eccoci qua, siamo pronti, Leonardo. Puoi iniziare e poi dimmi tu quando scorrere con le slide successive. Allora, questa è chiaramente la copertina che abbiamo visto anche la volta scorsa. Ci sono delle immagini particolari che qualcuno potrà anche riconoscere. Al centro c'è il mio ultimo libro, che è il penultimo perché ormai sta uscendo il nuovo. E in alto vediamo le statue di Monte Brama. Non so se ne parleremo stasera, ma comunque c'è qualcosa che le collega, anzi qualcosa, molto le collega con l'Egitto, soprattutto con l'immagine sotto, che vede il faraone Ramesse II dopo la battaglia di Kadesh con la guardia personale, fra cui sono evidenziati i Sciardana, che li vediamo appunto sotto, sempre sulla sinistra, sulla vostra sinistra,
Questi Sardana della Guardia Reale hanno un'armatura diversa dagli altri soldati, ma hanno chiaramente uno scudo rotondo e l'elmo con le corna, che è tipico dei Sardana, compresa la spada. Però hanno il conellino a punta, e questo li lega ulteriormente con le statue di Monte Brama. Che c'hanno a che fare la statua di Monte Brama con l'Egitto? Lo vedremo. In alto a destra invece vediamo, allora sì, in alto a destra, perfetto. E, diciamo, la navigazione dei popoli del mare, in certi periodi li vedremo a fondo, magari con un'immagine più grande dopo. E poi c'è una stella che è il documento, la carta d'identità dei Sardana e degli antichi sardi a questo punto, che sono appunto i Sardana di 4.000 anni fa e anche oltre, dove c'è la scritta: è stata identificata. E miei cari amici, avete intuito, alcuni di voi lo sanno già, che questi amici, tra quattro virgolette, per lato, non hanno digerito, dopo 25 anni ancora non digeriscono il fatto che io ho parlato dei Sardana e dei popoli del mare dopo 2 secoli in cui sono stati oscurati in Italia, non nel mondo, ma in Italia sì. E quindi loro hanno tradotto questa terza riga, io conosco le lingue orientali e conosco bene le lettere. La lettera ha una scritta chiarissima, si legge da destra a sinistra, la vediamo dopo, e l'hanno tradotta così in Sardegna, traducendo un po' in inglese, un po' in italiano, o dall'inglese o dal greco, qualcosa di simile. Quindi hanno fatto un mazzamurro, diciamo, alla sarda, o un minestrone, insomma, e stasera vedremo che loro hanno sbagliato clamorosamente. Andiamo più giù, l'ultima a destra. Qui Leonardo è dagli amici Fratelli Guanches, dove ha scritto un libro, alle Canarie ha scritto un libro tanti anni fa, qualche anno fa, e in cui identifica i Guanches come popoli del mare, specificatamente i Libu, quindi i Berberi, che erano un popolo del mare molto legato anche loro ai Sardana e agli altri popoli del mare. Interessante anche quello. Possiamo andare avanti. Sì, i Guanche, intanto sottolineo, sono diciamo il popolo originario delle isole Canarie. Perfetto. Allora, questa slide l'avevo proposta la volta scorsa, non è una ripetizione, è perché qualcuno di voi mi ha chiesto di parlare anche dei giganti. Probabilmente faremo una trasmissione sui giganti, però volevo precisare intanto che questa persona gigantesca che è raffigurata in questo Stele Menhir, possiamo chiamarla così, ha un nome e un cognome, non era gigantesco di statura, non, neanche lui e forse neanche gli altri, e identifica quelli che erano i giganti sulla terra di cui parla la Bibbia in Genesi 6,4, dove appunto dice che c'erano allora i giganti sulla terra dopo che i Nefilim, coloro che caddero, i Nefilim, i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini e generarono loro dei figli, i giganti. Però poi la Bibbia, che bisogna leggere interamente, dice, precisa che sono loro gli eroi dell'antichità, uomini famosi, quindi non necessariamente uomini giganteschi. Uomini giganteschi è come fama. Posso fare qualche esempio: i Gilgamesh dei Babilonesi o dei Sumeri, l'Achille dell'Iliade, anche Enea, se vogliamo, figli di dei e di dee, e qualcun altro come può essere, anche Romolo, che era figlio di un dio e di una vergine del tempio, e tanti e tanti altri che erano chiamati non semidei, ma giganti, eroi della storia. Ecco, questi in pratica, questo in modo specifico ha un nome, si chiama Naram-Sin, è un nipote di un altro gigante, che gigante di statura non lo era, cioè non era inteso come gigante di statura, ma come figlio di un dio e di una vergine del tempio, che era Sargon di Accadia, quello che dà l'origine prima a questi popoli che usciranno da Ur, dalla Mesopotamia, 4.000 anni fa, e poi vedremo dove andarono a finire. Possiamo andare avanti. Eccolo qua, Sargon di Accad. Lui praticamente non è come Romolo, come Mosè o come Perseo, che furono salvati dalle acque, figlio di un dio e di una vergine. È lui. E Romolo, Mosè, Perseo, Ificle e tanti altri hanno copiato da Sargon di Accad.
le date non mentono. Lui nacque intorno al 2450 avanti Cristo. Abbiamo Romolo nel primo millennio, abbiamo Mosè intorno al 1400, abbiamo Perseo che nella mitologia greca è un po' più antico, ma comunque nell'VIII secolo, quindi forse riferito al periodo stesso dei popoli del mare, quindi al 2000 avanti Cristo. Quindi Sargon di Accad, che era anche il costruttore di Babele, ne parla la Bibbia, lo chiama con un altro nome, e lui, che è il primo imperatore della storia, appunto nacque da questa vergine del Tempio, che non poteva sposarsi chiaramente, ma come al solito le vergini hanno un dio che le feconda e poi, non potendo tenere figlio, lo affidò in un cesto alla corrente del Tigro, dell'Eufrate, è probabile, e fu preso da qualcuno che lo fece crescere a corte e via dicendo. Insomma, la solita storia, vedi Romolo, eccetera. Possiamo andare avanti. Ma questo è in inglese. Allora, questo è l'inglese, però dice una cosa che è abbastanza comprensibile anche per chi non conosce l'inglese. Io sfortunatamente o fortunatamente ho studiato altre lingue, tra cui francese, spagnolo, latino, greco, eccetera, eccetera, ma non l'inglese, però ho capito cosa contiene. Praticamente si riferisce a qualcosa che colpì la Mesopotamia intorno a 4200 anni fa, quindi 2200 anni fa, provocando la migrazione di questi popoli, l'uscita. La Bibbia parla dell'uscita da Ur di Abramo e della sua famiglia, anzi del padre di Abramo, Terah, dei suoi figli, Abramo e Isacco, sì, Isacco, Abramo, Sara e tutti gli altri, Lot e il nipote, fuggono da Ur e fuggono verso nord. Noi sappiamo dove sono andati, anche con l'aiuto della Bibbia lo sapremo. Poi vi spiego perché stiamo accennando alla Bibbia, è importante questo. Però questo terremoto riguardò, aspetta un attimo, Sì, allora scusami. l'Egitto, sì. L'Egitto, la Grecia, la Siria, la Palestina, la Mesopotamia, appunto, la Valle dell'Indo e tante altre valli, eccetera, eccetera. Quindi riguardo proprio i fatti che noi raccontiamo oggi. Andiamo avanti. Ecco, se vogliamo vedere, in basso alla carta c'è una A gigantesca, diciamo, una A e una B, che indica due dei tre tracciati, l'altro è il tracciato C. A noi interessa il tracciato A, perché questi che uscirono da Ur andarono verso la terra di Arran. Arran era una città gemella di Ur, dove si adorava il dio Sim, e Sim era Nanna, il dio Luna, il dio Luna era maschio allora, e andarono verso il nord, però a un certo punto ad Arran morì il capo di queste genti, Terah, e quindi questo popolo, questa immensa schieramento di genti si divise in tre rami, appunto. Uno andò verso il Libano, quindi nel Medio Oriente, dove oggi c'è Canaan, e appunto il Libano. Altri due gruppi andarono verso il Mar Nero. Vedete che salgono verso nord, passano il Mar Nero e alla foce del fiume Dnieper, che è il Dnipro di oggi, quello dell'Ucraina, dove c'era una città chiamata Olbia, non so perché, ma c'era, lì si dividono ulteriormente e un gruppo, il gruppo C, prende la via del Danubio, dove si insediano e prenderanno il nome i romani li chiameranno Galli, noi li chiamiamo Celti. Andiamo più su e vediamo la terza compagine cosa combina. Quindi attraversano l'Ucraina, però possiamo andare già nell'altra slide, perché mi sembra che ce n'è una che specifica il passaggio. Ecco, sì. Allora vediamo quella verde. Perfetto, così, così, perfetto. Allora, loro da questa foce del fiume Dnipro, o Dnieper antica, che si chiamava, guarda caso, anche questo aveva un nome a lui familiare. C'era questa città che si chiamava Olbia, ma c'era anche questo Dnipro che anche fino all'età dei greci chiamavano Borristena. Ora io ho trovato un fiume vicino a Borore, in Sardegna, si chiama Borristena, sarà un caso anche questo. Però loro con le navi sulle spalle, vedete l'immagine a destra della cartina verde, è stato ricostruito questo tragitto, con le navi sulle spalle, sorrette dai remi, continuano sul Dnieper, che però a un certo punto si interrompe. Si interrompe dove? Nella,
come si chiama l'alleato di Putin? Quella, dove era successo la cosa quel fatto degli accidenti Bielorussia. Accidenti, allora, Bielorussia, l'avevo sulla lingua, mi sfuggiva. Si interrompe il fiume Dnipro lì e quindi non potevano proseguire. Pare che loro abbiano fatto 200 km con le navi sulle spalle, quell'immagine che vediamo a destra. Dove c'è, dopo 200 km c'è il fiume Dvina, sempre in Bielorussia, che sbuca nel Golfo di Riga. Io ho avuto la testimonianza di una ragazza, oggi è già una ragazza grandetta, allora non aveva neanche 20 anni ancora, erano di quei ragazzi che mandarono qui per la storia di quel guaio che era successo in Ucraina con quell'accidente di produttore di energia. Ah sì, a Chernobyl. Abbiamo capito di cosa parliamo. Chernobyl. Queste ragazze furono mandate in tutta Europa, tra cui l'Italia e Sardegna. E ne conobbi una in casa di un mio amico, l'avevano accettata loro, questa poco più che bambina, aveva 16-17 anni, e mi raccontò di questa via delle navi che c'è da loro, spiegandomi che era proprio tra il Divina e il Dnieper. Quindi esiste ancora questa via delle navi dove loro, questi popoli del mare, cominciamo a chiamarli così, e passarono con le navi sulle spalle. Questo tragitto fu fatto nell'800 d.C. da un popolo che conosciamo bene con le navi identiche alle loro, i Vichinghi, però a discendere verso Costantinopoli, e fecero questa rotta. Andiamo avanti. Allora, quest'ultimo gruppo vi dico subito che noi li chiamiamo Tuatha De Dana, così li chiamano gli irlandesi, la gente di Dana. Cominciamo a prendere questo Dan o Dana. Dan poi diventò appunto maschile, ma prima era Dana, la dea Dana, e si insediarono nel Baltico, in Danimarca e in Irlanda. E loro, la mitologia irlandese soprattutto, parla della discendenza dei Tuatha De Dana, dalla gente di Dan, che hanno molto in comune con i popoli del mare, ma soprattutto con i Sardana. Poi li vediamo. Allora, questa è una. Io ho voluto mettere alcuni articoli delle riviste, non solo italiane, lo vedremo. Questa però è la rivista italiana forse più famosa che affronta questi argomenti, è Focus. E Focus ha raccontato qualcosa del popolo del mare, forse prendendo dei miei libri, cosa di 5-6 anni fa, mettendo i vari tragitti con le varie teorie. E la teoria del professor Lanfranchi, che io conosco non di vista lui, ma ci conosciamo per posta, diciamo. Lanfranchi sostiene appunto della provenienza di questi popoli del mare che sono nei testi egizi da Occidente. Vedete che partono dalla Corsica, dalla Sardegna e dalla zona del Golfo del Leone, quindi tra Francia e Spagna. Quindi racconta un po' quello che racconto io, ma anche se lo vedremo dopo, la mia versione è doppia. Però loro raccontano che nel 1200 i popoli del mare, a detta degli egizi, venivano da queste isole del Grande Mare, del Grande Verde, appunto lì c'è scritto così, e aggiungo anche che gli egizi raccontano che essi vennero dalle isole dell'Occidente, quindi non si può sbagliare. Ora però, l'ipotesi numero due, loro hanno voluto intervistare l'archeologia ufficiale, e qui cominciamo con i pianti e con le lacrime, perché alcuni di loro ancora mi attaccano. Questo signore è chiaramente un archeologo, ma di quegli archeologi che io non chiamo archeologi, li chiamo archeobuoni, per distinguere dagli archeologi, tra cui ci sono molti miei amici, parenti, eccetera. Ma questi archeologi sono quelli della sovrintendenza, quelli che hanno le chiavi del potere in mano e che non si arrendono al fatto che i Sardana soprattutto non siano i sardi. Gli altri magari li accettano, ma Sardana sardi non li accettano, quindi i Sardana dovevano venire da Oriente. Quindi vedete che le frecce dell'immagine, l'immagine a sinistra, della mappa a sinistra, vengono da Oriente verso Occidente. Cioè nel 1200 gli egizi dicono che questi popoli vennero a invadere l'Egitto da Occidente. Loro tranquillamente li fanno andare in Occidente nel 1200. A fare cosa? Cioè, loro avevano da distruggere Troia, distruggere
l'impero ittita, distruggere le città cananee, invadere l'Egitto, e tutte queste cose arrivavano dall'Occidente. Allora, saltiamo questa bella barzelletta e andiamo all'ipotesi numero 3. Leonardo Melis, intervistato da Focus, racconta anche altre cose, contestate sempre da questi altri intervistati. Professor Gianfranchi, ho visto che la pensa come me. Leonardo Melis mette l'arrivo da Ur intorno al 2200 a.C., la tratta rossa. Quindi, nel 2200 a.C., in una delle tante migrazioni dei popoli da est a ovest a est, eccetera, eccetera, noi prendiamo questa che è datata, è questa migrazione dei popoli usciti da Ur che vanno in Occidente e si insedieranno e vedremo chi sono. E poi in blu ho voluto mettere quella che ha messo anche già Allan Franchi, l'invasione dei popoli del mare che vennero dalle isole dell'Occidente, di cui parlano gli Egizi, e vedremo con quali testi, eccetera. Andiamo avanti. Ora, siccome questi signori hanno fatto due o tre conferenze in gruppo, tutti archeobuoni, come appunto chiamo io, con i soldi pubblici, chiaramente, sia Manna se non erro, e zona, comunque quei soldi della zona, dei piccoli comuni di quella zona, e loro hanno recentemente shippato un video da YouTube prodotto da un amico abbastanza conosciuto nel mondo appunto di YouTube. Il titolo del giornale si chiama Facciamo finta che, non faccio il nome dello YouTuber, non so se lui vuole. Comunque ha detto che lui denuncerebbe il plagio. Quindi hanno preso questi signori archeobuoni, sono rimasti in due comunque, sono rimasti in due. Uno, non faccio i nomi e cognomi, non c'è bisogno, tanto si conoscono. Uno è un ex funzionario, diciamo, di Olbia, sovrintendente, diciamolo chiaro, l'ex sovrintendente di Olbia, ormai in pensione, e l'altro è un egittologo che pare che conosca di Egitto, pare che conosca solo le dinastie assiro-babilonesi, non capito cosa. Si mette a parlare, gli fanno domande sull'Egitto e lui risponde con gli assiro-babilonesi. Vabbè, è questa gente. Comunque loro hanno detto, fra le altre cose in questo video, che lei, cioè lei sarei io, Leonardo Melis, lei non si può permettere, drastico, non si può permettere di pubblicare libri senza che questi siano prima stati pubblicati in riviste specializzate. Ecco, io gli ho risposto solamente con una rivista a caso, in francese, purtroppo per loro, non so se capiscano il francese, ma il mio libro è pubblicato in Francia, è Nexus, che è la rivista, occhio, la rivista di antropologia e archeologia più venduta al mondo in assoluto, quindi ripeto, la rivista di archeologia e antropologia più venduta al mondo in assoluto, ha pubblicato la tesi di Leonardo Melis, Sardi usciti da Ur, 10 pagine soltanto, dedicate anche a un mio caro amico che appunto scrive le cose che scrivo io in Corsica, non ne faccio il nome, ma lui è nominato lì. Vedete che c'è anche Leonardo Melis con la statua di Montebrano. Questo è un articolo del 2013, quindi qualche anno fa. E quindi l'autorizzazione pare che io ce l'avessi, visto che, ma a parte il fatto che i miei articoli sono stati pubblicati nel 2005, il mio libro è stato discusso addirittura nella Università di St. Austin in Texas nel 2005, quindi negli USA, USA, così si dice, pubblicati anche su richiesta di una scienziata, chiamata scienziata, non so se sia archeologo o altro, ma scienziata, al secondo evento della discussione sul matriarcato mondiale, hanno discusso il mio libro, Chardin e i popoli del mare, quindi quello francese, penso, Chardin alle pepe della mer, è sempre quella. Quindi le riviste e le specializzate vanno a sprecarsi. Vabbè, andiamo avanti. Allora, facciamo un piccolo salto. Parliamo un attimo dei Chardin, parlando di un particolare che è stato scoperto dal mio caro amico, che non c'è più, anche lui è molto contestato dalla sovrintendenza, e sequestrarono il libro addirittura, vabbè, ma è roba di tanti anni fa, fine del 1900.
I Sardana sono famosi per essere quelli che avevano più bronzetti in assoluto, navicelle, persone, eccetera, guerrieri, che sono quelli che mi hanno fatto riconoscere poi i Sardani in Egitto, andavano a prendere lo stagno. Allora, lo stagno, il bronzo, sì, era una lega che si faceva con 9 parti di rame e una parte di stagno. Ma allo stagno nel Mediterraneo non c'era allora, poco ce n'è anche oggi. Quindi andavano, navigavano, circumnavigavano l'Africa uscendo dalle colonne d'Ercole e andavano nello Zimbabwe, navigando in questo fiume Zambesi e Limpopo anche, e andavano all'interno dello Zimbabwe. Però siccome ci andavano già da 6.000 a.C., pare, perché ci sono le tracce di scavi che hanno rintracciato, di scavi minerari, si costruirono delle città fortificate. E questa non è in Sardegna, questa che vediamo adesso, una città con tanto di nuraghe che somiglia ai nuraghi sardi, è cinta da mura gigantesche, ciclopiche, le chiameremo nuragiche, appunto, non abbiamo un altro nome. E loro estraevano lo stagno, poi ritornavano a casa, in 6 mesi andavano e tornavano. Andiamo avanti. Perché loro erano fra i popoli del mare. Coloro che gli unici a produrre il bronzo. Le prove di questa unicità le abbiamo anche un esempio banale, che è quello di una spada ad antenne uguale dappertutto, perché se leggete da dove vengono queste spade, a sinistra abbiamo una del museo, Museo Sanna, quella più a sinistra, quella grande, Museo Sanna di Sassari. Sopra abbiamo quella del Museo di Torino, spada celtica, quindi celti che abbiamo nominato prima, in Galli, quella di Portogruaro, in Olanda addirittura, Nederland, e una turca, quindi etrusca, già un altro popolo del mare, e sotto appunto c'è indicata quella di Sassari, ma ce ne sono tante altre, sono tutte uguali. Quindi o un unico artigiano aveva un jet per spostarsi nei vari posti per consegnare questi lavori, oppure c'era un popolo che viaggiava così tanto da portare appresso anche questa spada unica, che era definita spada ad antenne, fatta dagli stessi artigiani, dallo stesso popolo, e li consegnava ai loro fratelli, che sono appunto i Turcia e tutti gli altri, i Celti, i Galli e quelli del Baltico, eccetera, e i loro fratelli, in cambio di ambra e altre cose come si usava allora. Andiamo avanti. E questi sono i bronzetti a maggior riprova che fornivano anche dei bronzetti, perché molti, ad esempio, se ci solleviamo un attimo, poco a poco, perché, va bene così, quegli elmi che vediamo sulla sinistra, alcuni di voi li conoscono perché erano sul web da non più di un anno e mezzo, e li hanno spacciati per elmi sardi. Non sono elmi sardi, sono elmi fatti con bronzo sardo. E sono al Museo di Copenaghen. Io li conoscevo e li avevo già messi nei miei libri all'inizio del 2000. Ma anche quel bronzetto in alto sulla sinistra, che ha l'elmo tipico di alcuni Sardana, tipo quello che c'è a destra, vedete, Questo qua, questa è la allora, tua. quei bronzetti sono tre, sono quasi, sembrano uguali, ma in effetti sono diversi, perché quella a sinistra è al Museo di Copenaghen, quello centrale l'hanno scoperto i miei amici archeologi in Albania e hanno precisato che quello bronzetto è identico al bronzetto della copertina del libro dello scrittore italiano Leonardo Meles. E quindi non è lo stesso di destra. Quello di destra invece è quello sardo trovato ad Abini in Sardegna, che è sulla copertina del mio primo libro, quello tradotto in altre lingue, 16 edizioni, eccetera. Poi sotto ci sono degli elmi. Elmi vari, di varie nazionalità in tutta Europa e parte dell'Africa anche. Quindi sono prodotti dagli stessi stagnani, diremmo, dagli stessi operai del bronzo, gli stessi artigiani del bronzo. Andiamo avanti. Se ti interrompo un secondo, ma secondo te che funzione avevano queste sorte di... Sembrano delle antenne praticamente. Non ho, questo qui in particolare in basso a sinistra ha una punta particolare, sembra... Sì, quelle sono arance, quelle sono elmi da parata. Non so se avete presente i buoi della festa di Sant'Elia, ma tante feste in Sardegna.
alle volte sono decorati con ghirlande fatte con fiori o ghirlande fatte con carta. In alcuni posti ci mettono le arance. Ad esempio, per Sant'Isidoro, la festa della primavera, mettevano le arance nelle corna dei buoi. Questi sono elmi da parata. Anche quello sardo in alto sulla destra, ha i pobi, però lì è una brutta sorpresa. Questo io l'ho messo nel libro uguale ed è ufficializzato da tutti gli studiosi, quelli tradizionali e quelli un po' quelli moderni, se vogliamo dire, ma quel bronzetto non era così, non aveva i pomi, no, almeno non è stato trovato con i pomi. I pomi sono stati aggiunti dopo. Poi ne parliamo, andiamo avanti. Allora, questa è una delle altre risposte a questi due signori, questi due barzellettieri, non mi viene un nome, perché Archiobuoni, loro sono peggio degli altri cosiddetti Archiobuoni, perché hanno rubato, hanno scippato un video a un collega, non si fanno queste cose, è plagio, è plagio, è plagio, oltretutto usando frasi spezzate e usandole a modo loro, quindi e ridendoci sopra, di una persona ripresa sul loro video. Quindi io rispondo punto per punto, magari non tutto oggi, ma a seguire. Loro dicono che i Sardana non sono i sardi. Allora, i Sardani io li chiamo Sardana, ma in effetti sarebbe Sardana. La sinsinaitica si può pronunciare si o sci. Io potevo anche scrivere Sciardana all'italiana, ma era banale. Quindi ci ho messo la CH e la SH, quindi Sardana. Ma sarebbe Sardana, ma Sardana e Sardegna non mi sembrano molto diversi, ma neanche sardi. Ma allora voglio dire che loro contestano questa cosa, questo accostamento. Fate prima dire qual è il popolo che identificava i Sardana fra i popoli del mare. Nessuno li identifica con un altro popolo, solo loro, questi signori, chiamiamoli signori. Allora, noi abbiamo in Sardegna decine di migliaia di scarabei. Sono scarabei, anch'io ho comprato degli scarabei in Egitto nelle mie varie puntate, anche nel secolo scorso, per portarli ai miei figli piccoli. Allora, qualcosa agli amici, scarabei, si vendono. Però questi sono scarabei con tanto dei cartigli. Cosa ne erano i cartigli? I cartigli sono tuttora, perché ci sono ancora molti scarabei, i nomi e cognome e dinastia del faraone regnante. Era una sorta di sigillo, anzi, era un sigillo. Era uno scarabeo che sotto la pancia, avevano questa faccia con i cartigli di questi faraoni. Ma ci sono faraoni come Ramesse II, Seti I, Amenofis IV, che è famoso Tutankhamon, e tanti altri famosi. Cosa ci fanno in Sardegna? Oltretutto, il canonico Spano, che penso che sia senza ombra di dubbio, senza tentativi di ripicca o di chissà cosa, lui è il più grande archeologo, ricercatore, studioso dell'antichità della Sardegna, il canonico Spano. Canonico Spano è stato il primo a conoscere i popoli del mare in Italia, perché lui era in contatto con lo Shabba. Lo Shabba era uno dei primi a conoscere e a scrivere dei Sardana in Francia, insieme al conte dei Rouget e probabilmente a qualcun altro, forse Champollion in quel periodo, qualcosa del genere. Però il canonico Spano, lui scrisse una lettera o un telegramma, non lo so, scrisse una lettera telegrafica, diciamo, chiedendo allo Shabba: sono ti egiziani? Cioè, loro sono egiziani, questi scarabei sono egiziani. E lo Shabba rispose telegrafico anche lui: qui, il sonte egiziani. Stop, chiuso il discorso. I più grandi studiosi dei popoli del mare mai esistiti al mondo fino ancora oggi. Ma voglio dire, e questi signori Archeobuoni o Archeobuoi, o come cavolo si chiamano, devono contestarmi il fatto che questi scarabei non sarebbero scarabei. Hanno negato anche questo. Sono scaraboidi. Scaraboidi. Attenzione all'assurdità della cosa. Scaraboidi egittizzanti, quindi non egitti ma egittizzanti,
fabbricati sul delta del Nilo da operai greci su ordine dei fenici. Io la ripeterei questa cosa, ma tanto rimane registrata per chi la vuole anche per loro. E quindi c'è questa storiella. Ma c'è altro, non ci sono solo gli scarabei. Andiamo avanti. Sì. La cosa più assurda che ha detto uno dei due amici, chiamiamoli così, in questo video, non l'ha detto lì, ma l'ha detto in un altro video precedente, soprattutto perché io l'ho sentito la prima volta in un altro video precedente, in uno di questi che fecero insieme gli altri tre, dicendo: voi sardi la dovete finire di farvi chiamare Sciardana da questi studiosi che non sono, eccetera, abilitati, roba del genere, intendevano parlare di chi so io, perché in Sciardana i corsi dicono che sono loro. Ora, io in corsi che sono stato prima di questo signore, alla fine del secolo scorso, io ho le prime conferenze sui popoli del mare, le ho fatte a radio Ajaccio, per precisare. E ho avuto delle indicazioni, ma ho continuato a frequentare la Corsica, a informarmi. Ho fatto avere il mio primo libro al direttore del Museo di Filitosa, questa immagine a Filitosa, appunto, e lui si vede che il mio libro l'ha letto bene, ha fatto mettere dei cartelli all'ingresso, che amici che sono stati a Filitosa recentemente, lo scorso anno, mi hanno fatto avere, e dove dicono che i Sciardana sono i sardi, non dicono che sono i corsi, loro dicono che sono i sardi, sono i torren, costruttori di torri che vengono dalla Sardegna. Andiamo avanti, l'altra immagine che è più esplicativa. Sì, ascolta, ti volevo chiedere, ma cos'è questa immagine che si vede qua? Questa cosa è in pietra? Beh, Cosa... lo vedi subito, prova a scendere Sì? giù. Ah, ecco qua, Eccola là. perfetto. Quell'immagine, mon ami, è praticamente quella che il direttore, il mio amico direttore di Filitosa, ha messo, c'era già chiaramente, ma l'ha fatta mettere in evidenza il museo con tanto di corno, ha un corno, l'altro non l'ha trovato, e per dire che questo è uno Sciardana. E soprattutto io ho messo a fianco, se vedete, un'immagine dell'invasione dei popoli del mare del 1180 dell'Egitto, dove l'Egitto deve arrendersi e cedere le province dell'impero, poi ne parliamo dopo. E vedete che la corazza è la stessa. La Sì. corazza che usano i Sciardana invasori, perché c'è uno Sciardana anche a difesa, poi vediamo anche qualche altra immagine dopo, non vi preoccupate, ma questa è importantissima. Perché a Filitosa, in Corsica, vi prego di andarci se volete, mi pare che non ci sia la audio traduzione dell'apparecchio in italiano, mi ha detto mia figlia, c'era da poco, mi ha detto c'è in parecchie lingue ma non c'è in italiano la traduzione, come mai? Ho detto vediamo di farla mettere, vabbè. E quindi i corsi dicono, non dicono che sono loro i Sciardani, addirittura dicono guardate che i Sciardana sono quelli che vennero dall'Egitto nel 1200, tornarono dall'Egitto nel 1200 e misero, e vennero anche da noi. In effetti i corsi, che sappiamo bene che sono una tribù della Gallura, ne parlano anche i romani, i corsi, abbiamo parecchi cognomi anche in Sardegna, loro parlano il gallurese in quella zona lì, anche ad Ajaccio. Mi hanno pregato di fare la conferenza in gallurese la prima volta, ho detto no, non esageriamo, se volete la faccio in campidanese. Di Oristano, magari è così. Quindi i Sciardana sono rappresentati anche in Corsica, ma i corsi dicono che i Sciardana sono i sardi. Ecco, andiamo avanti. Leonardo, posso chiederti tu di che zona sei della Sardegna a proposito? Dell'Oristanese? Allora, io sono nato in un paese della Marmilla, zona della Giara, da parte di padre i parenti sono tutti là, da parte di madre i miei parenti sono cagliaritani di Stampaccia. Quindi sono pescatori, anzi i miei nonni erano caprai sulla Giara, avevano il masone su, e quindi pronipote di pastori e nipote, pronipote, anche nipote per via di zie da Stampaccia, eccetera, eccetera. Quindi sono di due posti diversi, ma si completano fra di loro. C'è tutta la Ok, Sardegna raggruppata. Vai. Ah no, scusa, siamo ai... Ecco, qui il è cornellino praticamente. egizio. Allora, noi abbiamo visto quei
soldati, quei Shardana che sono i più vicini al trono di Ramesse II, prima abbiamo notato che hanno l'armatura completamente diversa dagli altri, sarda, scudo rotondo, spada a cuneo, eccetera, e elmo con le corna, ma hanno il gonnellino a punta. Non so quanti studiosi, anche alternativi, si siano mai accorti che in un modello delle statue di Monte Brama, che io seguo da prima della loro uscita dai sottoscala, e poi un giorno ne parliamo, magari facciamo una conferenza apposta, e li conosco già dai primi del 2000, comunque prima del 2005, hanno il gonnellino a punta. Io lo vidi agli punti dove erano il restauro e la direttrice me li fece vedere. Entrammo un po' a un io non figuravo col mio nome, comunque fu il nome di un altro del gruppo. E non si fanno queste cose, direte, ma se non facciamo queste cose non riusciamo a togliere Monte Brama dalle scantinate, e così li abbiamo tolti, poi ne parliamo un giorno. E quindi c'è il gonnellino egizio in uno dei modelli delle statue. Pare che i modelli delle statue siano 4 o 5. Comunque 4 sicuro, dai. Andiamo avanti. Ecco appunto di cosa parlavamo. Andiamo poco più su. Eccole. No, un pochino più su. Su, Poco più su. Poco. ok, Chardonnay in Egitto. No, più su nel senso di farla salire la slide. Ok, così. Perfetto, perfetto. Vedete che sotto c'è la guardia completa del faraone, ci sono agli esterni, ci sono tre e tre guardie egizie con gli scudi e i giavellotti o gli scuri, e poi ce ne sono quattro diversi, due e due, con gli scudi rotondi, la spada a cuneo e gli elmi con le corna. Hanno il gonnellino a punta e li vediamo raffigurati a destra, sono questi qua. Sono quelli, hanno il gonnellino uguale a quello del Montebrano. Andiamo avanti. C'è tanto Egitto in Sardegna, mi dispiace per loro. Ecco qui, se loro vogliono citare le riviste, io li cito altri poteri occulti, se loro usano i poteri occulti. Qui siamo ospiti del governatore di Luxor. Leonardo, lo vedete, indossa una giacca non scura come tutti gli altri, al solito ha una giacca bianca e lui, sì. Col dito sulle labbra, pensando a qualcosa di importante che vedremo dopo. Siamo a cena comunque di notte sulle rive del Nilo, ospiti del governatore. Lui, sapete che è di religione musulmana, quindi alla cena lui non ha partecipato fisicamente, ma poi partecipa in altro modo. E vedete che se volete che vi dite com'era la cena, no, vabbè, c'erano gamberi del Nilo. Innaffiata di vino francese, lasciamo perdere. E comunque qui c'è una riunione di alcune persone che alcuni sono componenti del direttivo della regione Sardo, intendo, perché poi il giorno dopo andiamo avanti. Il giorno dopo facciamo un viaggio, riuscendo poi a convincere il governatore a fare darci un aereo per andare al Cairo, 1.000 km, vediamo se è in ordine la questione. Comunque, questo è sempre Leonardo sul Nilo che va dall'altra parte del Nilo a vedere una cosa importante. Andiamo avanti. Ecco cosa aveva in mente Leonardo. Qui è Ramesseum, qui c'è dipinta una delle scene della battaglia di Kadesh, che è stata ripresa da una trasmissione italiana, quella di Focus, se non erro, con quel presentatore famoso. Vabbè, è stata ripresa da loro, parlando appunto della battaglia di Kadesh, però non la fanno vedere. Perché non la fanno vedere? Perché Leonardo è andato a fine del secolo scorso a vedere alcune cose, a vedere le battaglie, è tutta cancellata, in effetti non si vede. Ma si sono salvate alcune immagini, fra cui il carro di Ramesse e un soldato Shardana, che ho pubblicato in uno dei miei libri. E questa cosa è importante, anche di questa parleremo in seguito, perché molte cose di Leonardo sono state riprese da molte persone. E il nuovo libro che sta uscendo registra almeno 54 delle scoperte più importanti, di cui alcune sono appropriate. Ma abbiamo le prove. Andiamo avanti.
Ecco cosa avevamo in mente, cosa aveva in mente Leonardo durante la cena. Vedete che il dito è ancora sulla bocca, sta ancora pensando. Qui siamo arrivati al Cairo, siamo al Ministero della Cultura. Quel signore è in fondo davanti al quadro, è ministro alla cultura del Cairo, quindi dell'Egitto. Avevamo questo incontro con l'aiuto anche di una persona, una socia, chiamiamola così. Di cui non posso fare il nome adesso, che era in contatto con il governatore, e quindi siamo riusciti ad avere l'incontro col ministro alla cultura per un motivo molto importante. Qui sono insieme a alcuni consiglieri e assessori regionali. A un certo punto, si è avvicinata una signora che non è quella bionda a fianco a Leonardo, è un'altra, mi pare che sia in fondo, sì. Non si vede bene la foto, dovrebbe essere lei. Si è avvicinata e mi mette la mano sulla spalla e mi fa: Leonardo, la vedo pensoso, c'è qualche problema? Ho detto: no, sto aspettando qualcosa. Ma mi scusi, ma lei ha uno dei suoi libri? Ho detto: sì, casualmente ne ho due, ma servono per quello che ho pensato io. Gli ho detto: sì, è per quello, infatti. Allora, per farla breve, le diede al ministro, che poi era suo marito. Lei era di origine italiana, un'ex ballerina della Scala, una signora bellissima in pensione. E praticamente i libri li diede al ministro e alcuni amici che andarono in Egitto in vacanza. Io gli dissi di chiedere alle guide di portarli a vedere questi bassorilievi che io avevo trovato, avevo visto nei vari templi, tra cui Abu Simbel. E di chiedere chi erano questi soldati particolari con l'elmo, eccetera. E loro mi risposero dopo, furono rientrati, mi dicono: Leonardo, la guida ci ha detto che quelli sono i Sardana e vengono dall'Italia. Tutto questo perché? Perché io avevo fatto delle escursioni e avevo visto questi soldati dove avevo riconosciuto i bronzetti sardi, Sardana, ma la guida, che mi disse giustamente che quelli non erano egizi, ma erano popoli del mare, mi disse, le guide mi dissero, venivano dalla zona dell'Italia, e qualcuno precisò, dalla città di Venezia. E questo un po' di fastidio me lo diede, non per Venezia, per carità, ma loro collegavano i popoli del mare a una città di mare, conoscevano Venezia, quindi dicevano. E il ministro pare che agì nel giro, non dico di un mese o due, ma forse di una settimana al massimo, e diede ordini, e ancora sussistono questi ordini, di dire che quelli sono Sardana che vengono dalla Sardegna. Consiglia a questi due amici, tra quattro virgolette, di andare a farsi una visita ai templi egizi e a chiedere alle guide chi sono quelle persone che loro negano siano sarde. Ecco, e noi lì in Egitto, mi pare che qui in questa immagine del 2000, 2010, qualcosa del genere, mi pare, stavo scrivendo un libro particolare, la Bibbia degli Urim, mi sembra. Era importante, comunque siamo stati lì una quindicina di giorni, una cosa bellissima, abbiamo raggiunto risultati enormi, cari amici sardi e italiani e europei, abbiamo raggiunto risultati impensabili. Andiamo avanti. Allora, non è che io cito i film per dare prova delle mie teorie, ci mancherebbe, ma negli anni 50 uscì un capolavoro del film chiamato I Dieci Comandamenti, che potete trovare anche su YouTube, è molto gettonato perché fu interpretato da due grandi di allora, Charlton Heston e Jules Brynner, il primo attore pelato, diciamo. Jules Brynner interpretava Ramesse II e Charlton Heston interpretava il principe, di cui non vi dico il nome, comunque era il principe ereditario anche lui, che poi diventò Mosè. Vedete che qui è vestito alla ebraica. Ma in questo film, per cominciare, c'è un'udienza tenuta dal padre di questi due, che era Seti I, prima di morire, che parla con loro, e alle sue spalle ci sono quattro giganteschi uomini vestiti come quel signore in fondo indicato dalla freccia, un po' più alto degli altri, no? Quello è uno Sardana, fa parte della guardia del corpo dei faraoni egizi, già da tempi di Akhenato, per precisare, no? Sì. L'avete visto? Sì, questo in fondo con l'elmo. Con Sì, è l'elmo. quello. Ma se vi guardate il film, all'inizio proprio del film c'è rappresentati per 5 minuti buoni, sono rappresentati queste Sardane che fanno
dietro il trono del faraone. Quindi questi si fidavano solo e esclusivamente dei Shardanassardi. Andiamo avanti. Sempre prima però del film di De Mille esce questo, Sinue, che è il primo film in cui si parla di un personaggio che non era espressamente un faraone, ma che comunque doveva diventarlo, Sinue l'Egizio, era un medico, diventerà un medico famoso, è storica questa cosa, e anche il regista di questo film fa rappresentare i Shardan, addirittura il loro comandante, come guardia del corpo e membri dell'esercito che probabilmente partecipò alla battaglia di Kadesh con 520 uomini, la scorta personale alla battaglia di Ramses II. Ecco, questi sono i contributi anche dei registi di allora. Facevano dei film, dei colossi, contrariamente a quelli italiani che avevano quelli di Maciste contro Ercole, eccetera, avevano l'orologio al polso e quelle robe lì. Questi sono film molto documentati, io me li sono rivisti almeno 10 volte l'uno, sono bellissimi anche da vedere, non sono noiosi, sono molto belli. Andiamo avanti. Aspetta, quest'ultimo, questo qui che film è invece, il titolo te lo ricordi? Questo è Sinue, con la H prima della E, Sinue è l'Egizio o l'Egiziano. Ok. L'altro è i 10 comandamenti. Sì, l'altro sì, sì, lo conosco, l'ho anche visto più di una volta. Però questo film non... Me li voglio guardare adesso, in età adulta, perché adesso anche con tutte queste delle armature, degli elmetti, cioè questa, i costumi che utilizzavano in questi film erano molto più fedeli di quelli che utilizzano nei film più recenti, sicuramente, quando fanno film storici. Devo aggiungere anche una cosa. La madre putativa di Mosè, Bitia, che aveva un cognome sardo, un nome sardo stranamente, quello che lo alleva secondo la Bibbia ebraica e cristiana, e viene cacciata dal figlio, dal nipote, nel film figura come nipote Ramesse II, e viene cacciata dalla corte perché ha mentito sul fatto di Mosè, che era ebreo, invece era spacciato per l'Egizio, ma io dico il contrario. Ma praticamente lei dice alla famiglia di Mosè: guardate che lui vi farà inseguire dai suoi mercenari sardi, non Shardan, dai suoi mercenari sardi. Quindi più di quello vogliamo, non lo so. I miei amici dovrebbero andarsi a vedere 15 volte questi film. Vabbè, non basterebbero 10. Allora, questa è la stella di Ramesse, chiamata così. Lui fa incidere questa dicitura: il Shardano del mare dal cuore ribelle, che nessuno ha mai potuto contrastare o combattere, arrivarono dal centro del mare a bordo delle loro navi da guerra. Nessuno ha mai potuto contrastarli. Tenete presente che io su YouTube ho anche una canzone scritta in sardo, rimata da un poeta cavisuseso, diciamo noi, bellissima, e musicata da un confesso degli anni 70, che non sono ancora in pensione, sono tornati a suonare. Fanno della musica fantastica anni 70, è bella da vedere. È Lode a Kadesh, oppure i Shardan a Kadesh, lo trovate su YouTube, oppure sul canale Leonardo Meile si trova anche qui. Andiamo avanti. Bene, quella mappa che abbiamo visto sulla copertina è questa qui, quindi ingrandita. Partendo da sinistra in alto, vediamo che questo che accade, che per molti è dovuto a incendi, a distruzioni, evasioni barbariche, a eruzioni vulcaniche, insomma quello che accade nel 1002, che fa cadere gli imperi e i regni dell'età del bronzo, fra cui Troia, Micene, Tirinto, Attusa, quindi Lititi, e tutti questi, e in più attacca l'Egitto, praticamente è un evento che è descritto benissimo nei testi egizi, soprattutto nel papiro Ares, scritto non da Ramesse III, loro i due amici con quattro virgolette hanno contestato anche questo di Leonardo Mills, che lui farebbe dire a Ramesse III, scrivere a Ramesse III nel papiro Ares questa roba. No, è il figlio di Ramesse III che l'ha fatto scrivere per il padre che era morto, ha fatto scrivere questi eventi, ha fatto scrivere da uno scriba, chiaramente, sul papiro Ares, ma il figlio di Ramesse III. Quindi che non sfottano chi non possono sfottere, e si documentino.
Allora, nel papiro Ari scritto, fatto scrivere dal figlio di Ramesse III, ma che fa parlare il padre, quindi fa parlare Ramesse III, d'ora in avanti faremo parlare Ramesse III, racconta di un'invasione tremenda di questi popoli che vennero dalle isole dell'Occidente. Vedete che un popolo scende dal Baltico. Sono quei Tuatha De Dana, che loro, gli egizi, chiamano Denen, che io stesso ho fatto un errore madornale pensando fosse Risciardana, che poi li troviamo anche nell'Iliade di Omero, quindi i greci li chiamano Danai, ma non sono i greci come dice Omero. I greci sono gli Achei, sono Achaiasa, sono gli altri popoli del mare, perché naturalmente sono un po' tutti. Ma i Danai sono i Denen, perché gli egizi li citano a fianco ai Shardana. Quindi ho sbagliato anche io nel primo libro, ho chiesto scusa, nella nuova edizione ho corretto. Quindi i Dene sono fra i protagonisti e li vediamo sempre più spesso. Allora, vedete che le varie frecce gialle indicano direzione oriente e una puntata in Grecia, dove però c'era un popolo del mare, gli Achaiasa, che Omero chiama Achei. Gli Achaiasa si uniscono a loro per invadere Troia, ma non sono quelli che invadono Troia insieme alle altre città greche, invadono Troia insieme agli altri popoli del mare, ma anche con le città greche, per carità. E sono gli abitanti di allora, non i greci. I greci arrivano all'VIII secolo, forse anche più in qua. I greci di Pericle, per capire, i greci della Grecia classica, non sono gli Achei. Come dire che gli italiani hanno partecipato alle guerre puniche, no, hanno partecipato i romani, non gli italiani. E quindi gli Achaiasa erano a Troia, non i greci. Quindi fanno una puntata in Grecia, distruggono Tirinto e Micene, quindi anche Micene cade prima di Troia. Non è che Agamennone, il re di Micene, va a distruggere Troia. Micene era già caduta. Ma per Micene e per Tirinto intendiamo non le città. Loro le città non le distruggevano, distruggevano le rocche dei regnanti. Quindi la rocca del cosiddetto Agamennone viene fatta fuori, vengono fatti fuori della sua famiglia. E così pure a Tirinto, che seppe dell'invasione l'anno prima e fece erigere un muro, ma non servì a niente. Quindi dalla Grecia il gruppo si divide, tra poco vediamo come, e la maggior parte di loro vanno a Troia, dove vivono già i Geker. I Geker sono popoli del mare anche loro, sono quelli che Omero chiama Teucri, cioè troiani. Teucri sono i Geker, sono già lì. Avranno alleati Dardani, che sono popoli del mare, di Enea. Enea non era un troiano, era un dardano. E a Troia troviamo anche i Licu, che vengono dalla zona della Lucania, quindi tra la Calabria, la Lucania, che oggi è chiamata Basilicata, e la Puglia. I Tusci arrivano con loro. Lì troviamo anche i Licu, tra parentesi, sono alleati dei Geker, quindi dei troiani. Troviamo anche insieme agli Achei, abbiamo detto che ci sono i Denen, quindi i Danai, e vediamo anche gli altri poi. Quindi Troia, la rocca di Troia viene distrutta, vengono passati a fil di spada Priamo e tutta la sua famiglia, e gli altri fuggiranno. Attenzione, Troia non viene incendiata la rocca, e le schiavi archeologici lo confermano. Viene incendiata la rocca, ma non viene incendiata la città. Troia è... La Focus la stanno facendo vedere in questi giorni. Gli scavi archeologici hanno trovato la grande città sotto quella che chiameremo Ilio, per distinguerla dalla grande città. Gli amici a quattro virgolette hanno contestato anche questo, che Leomelis confonde Ilio con Troia, e Ilio era l'antico nome di Troia, che Troia la chiamiamo così oggi. È falso. Troia si chiamava anche allora Troia. Si chiamava anche Ilio, però. Ma noi useremo adesso Ilio per indicare la rocca piccola. Comunque, tutti insieme, compreso Enea, attenzione, compreso Enea, questo è importante, andranno via. Dove andranno? Verso, si uniranno a loro non solo gli Achaiasa, ma anche i Dardani di Enea, quindi anche i Licu di Sarpedone, Sarpedonte e Glauco o Dardano, e tutti gli altri popoli sono presenti nell'Iliade. Quindi si uniranno a loro e andranno dove? Andranno verso Attusa. E anche qui distruggeranno la rocca di potere di Attusil, del re degli Titi. Gli Hittiti erano il peggior nemico degli Egizi, che in questo momento avevano un trattato di pace, di non aggressione, forse perché
Mevano qualcosa del genere, o forse gli Assiri. Quindi distruggono anche Attusa e proseguono verso Canaan, verso le città. Verso le città, non sono per telefono, le città cananee. Ecco qua. C'è però un fatto, non sono presenti Shardana. Uomini, Shardana ci sono gli uomini di Enea, i Dardani sono Shardana della zona dei miei amici dell'Albania, per l'esattezza la zona del monte Tomor, è la zona dove era l'antico oracolo di Zeus, che Dodona, che Enea invoca, anche Achille lo invoca, perché anche Achille pare che venisse da quella zona, da Dodona, dove hanno trovato quel bronzetto di cui avevamo parlato prima, che somiglia a quello che c'è nella copertina del mio libro. Quindi erano i Shardana di quella zona, i Dan di quella zona, loro sono d'accordo, gli archeologi di quella zona, appunto. Allora, mancavano i Shardana, dicevamo, quelli della Sardegna. Perché mancavano? Perché la loro flotta attaccò una città famosa, di cui se ne parla e straparla oggi, parlando di incendi, terremoti, anche lì, popoli strani, popoli stranieri, barbari, vabbè, non ci hanno azzeccato. Noi abbiamo la prova che sono stati Shardana e una parte dei Denen, sei Vasascia, quindi la flotta d'appoggio. Attaccarono Ugarit. Ugarit era la più grande città commerciale del tempo. Perché hanno attaccato Ugarit? Per rifornirsi. E poi si doveva puntare dritti verso l'Egitto, dopo questo viaggio lungo da Mediterraneo occidentale, si doveva proseguire verso l'Egitto con le vetovaglie e tutto quanto. Quindi una parte prosegue per terra, via terra, su Canaan, eccetera, colpendo i municipi, diciamo, gli uffici del re, delle città cananee, Biblos, eccetera, e via dicendo, dove poi si insedieranno, e proseguendo verso l'Egitto, e la flotta punta verso l'Egitto. Andiamo avanti. Questa che è quella francese. Vedete, la flotta che attacca Ugarit è quella blu, è composta, dicevamo, da Shardana e parte dei Denen, quelli quindi del Baltico, e i Vasascia, che forse erano i corsi. Ecco, i Vasascia erano i corsi, non i Shardana, i Vasascia. Invece la linea marrone è quella dell'avanzata via terra, vedete, punta verso Canaan. Lì si uniranno anche i Pelezet, che sono i Filistei, che si insedieranno poi dopo, sotto Biblos, la zona che oggi hanno chiamato Gerusalemme, ma Gerusalemme non era lì. Cioè, non Gerusalemme, il fatto di Israele, che hanno chiamato tutta la zona Israele. Lì c'era la Palestina, fino al tempo dei Romani e anche dopo. C'erano i Pelezet, palestini. Quindi, succede questo. C'è un anticipo su quello che accadde nell'estate 1200, appunto, 1200 a.C. In Sardegna è descritto dal Cartarraspi, lui parla intorno agli anni 70 del secolo scorso, scrive alcuni capitoli su questi fatti, quindi soprattutto su Shardana, parla di questo sollevamento del Mediterraneo in 2,50 m. 2,50 m sembrano pochi, ma voi pensate a cosa procura. 2,50 m vuol dire 30 km di penetrazione del mare nelle terre. Quindi le fontane, i pascoli, le terre intasate, insomma non si poteva più vivere. L'anno dopo loro partono. E quindi fu una delle cause, fu questa, ma abbiamo anche altre cause descritte dagli egizi. Andiamo avanti. Allora, Ramesse III, vedete questo, lui, anche lui si raffigura come un gigante, vedete, ma lui, Ramesse III, non era alto certo quanto il nonno. Io lo chiamo nonno, gli amici mi hanno contestato anche questa cosa, che Ramesse II non era il nonno di Ramesse III, perché passano altri tre faraoni. Sì, ma nessuno li conosce. Io ho usato la parola nonno per dire il suo avo, no? E comunque Ramesse III
si raffigura come un gigante che respinge la flotta dei popoli del mare. È una cosa curiosa che lui con queste frecce riesce a respingere. Non è proprio così, andiamo avanti. Allora, Ramesse III, come tutti i faraoni, ogni tanto dice un'altra fanfaronata che smentisce quello che ha detto prima. Vediamo un po'. Nel caso della battaglia del 1180 a.C., delta del Nilo, Ramesse III prima si vanta di aver annientato i nemici, nonostante essi avessero letteralmente cancellato i potenti regni conosciuti, tra cui Tiro, Micene, Ilio, Tusa, Ugarit, eccetera, le città cananee, Cipro, Creta, eccetera, consentendo al mondo intero di vivere in pace. Dice lui, e che le donne egiziane potessero viaggiare senza pericoli perché nessun forestiero le molestava per la strada. Chi poteva molestarla non ho capito anche prima, ma poi però aggiunge che io ho addirittura consentito all'esercito da guerra e ai carri da guerra di stare fermi e ai mercenari Chardin e Kek, sono i beduini libo che erano insieme ai Chardana, di stare sdraiati sulla schiena nelle loro città. Aggiungendo anche poi che io gli ho regalato, che io gli ho dato. Ora, non solo li ha ridotti in polvere, in cenere, in sabbia, come i grani di sabbia nel deserto, ma dice anche che gli ha dato le città, io so anche quali città gli ha dato, alcune le hanno già scoperte, altre individuate, sono 11 città che sono raccontate nel pilone del Tempio di Luxor, a Luxor. A Luxor ci sono due templi, uno grande e uno piccolo. Quello grande è Karnak, sono rappresentati nel tempio di Luxor, quello piccolo. E ci sono i nomi di queste città, fra cui Charwen, che è nella zona del Sinai, quindi i confini orientali. Allora non si fidavano neanche degli alleati, eccetera. Quindi i Chardin li ha assunti, altro che sconfitti e debellati, eccetera, li ha assunti per farli stare buoni. Perché? Perché dopo le prime scaramucce, dopo un certo probabile parlamentare, anche questo contestato degli amici a quattro lineette sulle orecchie, che non sanno che i Chardana, e non solo i Chardana, c'erano dall'una e dall'altra parte, i parlamentari erano di dovere, lo facevano anche fra nemici, lo facevano anche altrove, i parlamentari prima degli scontri. Loro parlamentano e gli dicono in poche parole i difensori egizi: ma siete pazzi a venire ad attaccare l'Egitto? Ma siete, non sapete che noi siamo i più forti del mondo, insieme agli Hittiti, eccetera. E quelli dicono: ascolta, fai bravo, statene da parte, che abbiamo già annientato tutti i tuoi nemici: Tirinto, Micene, Ilio, Tusa, Ugarit, le città cananee, Cipro, Creta, eccetera. Come? Ma siete pazzi? Gli Hittiti sono i nostri maggiori nemici, anche loro. Ma gli Achei sono, anche loro, ma gli Achei sono venuti con noi, eccetera. Vabbè. E quindi si va a un trattato, chiaramente presente anche il loro capo, Ramesse III, dopo i primi scontri, e si va a un accordo. L'Egitto manterrà il suo regno e la sua regia e il suo re. Ma in cambio dovrà cedere le province dell'impero. Quali sono le province dell'impero? Sono semplicemente il Sinai, l'Assiro, Palestina, quindi la Palestina e la Siria e Canaan. Quindi tutti quei posti che resteranno scoperti. Notate che noi siamo nel periodo di una delle date credute appunto quelle più gettonate dell'Esodo. Attenzione. Quindi c'è molta gente che nel frattempo ha capito che lì si stava sgombrando il terreno. Andiamo avanti. Allora, c'è questo personaggio che praticamente figura in copertina, che è Sisera, il quale è stato collocato in una città scoperta da un archeologo israeliano. Gli archeologi israeliani, ultimamente, negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni, forse anche di più, stanno scavando, a tutto scavare, diciamo in Sardegna, per trovare le città antiche dell'età del bronzo, per dare ragione ai racconti della Bibbia. Ma scavando, scavando, stanno dando ragione a chi sta studiando i popoli del mare, tra cui Leonardo Melzi e alcuni archeologi israeliani stessi, israeliani di oggi, intendiamo.
Tra questi c'è un tizio che ha scoperto una città, che ha chiamato città Shardana. Oggi si chiama Lawat, in arabo il muro, non lontano da Monte Carmelo, addirittura è prossimo alla cima. Lawat, lui ha detto che questa è una città Shardana e invitò in passato, a fine dell'anno 900, 92, mi sembra. L'Università di Cagliari per avere un parere. L'università mandò uno studioso che io conosco bene, è stato anche insegnante di mio figlio, professor Ugas, e lui disse subito: questa è una città nuragica. Ugas disse: è una città nuragica. Comunque, Ugas ha scritto un libro qualche anno fa, Identifica i Shardana con i nuragici, cosa che Leonardo Melis non fa, vero? Attenzione, facciamo questo distinguo. Però Ugas, per lui, i nuragici sono anche Shardana. Ma tornando al nostro archeologo, che più avanti vediamo se andiamo avanti con la slide. Allora, prima ci fa vedere qualcosa, vediamo a Rosetta Coin, vediamo l'insediamento che fanno i popoli del mare, per avere in mente la cartina, poi proseguiamo col discorso di prima. Abbiamo i Libu, che sono quelli che fonderanno Cartagine con quella principessa venuta da Tiro. Infatti, i Libu si insediano a Tiro. Sotto Libo, questo lo dicono le teste egizie, vi sono i Shardana ad Akko. Vedete la stella, una delle stelle rosse, la seconda più giù. Ci sono i Dan, la tribù di Dan e i Shardana. Akko è praticamente la San Giovanni d'Acri dei Templari, risata a tutto spiano del gatto e della volpe, e sapete di chi stiamo parlando nel video. E praticamente Shardana io li metto dappertutto, però peccato che lo scrivono gli egizi che Shardana abitano ad Akko sotto Tiro, lo dice l'onomastico di Amenemo, perché se lo vadano a leggere, visto che uno di loro è egittologo, non parli solo di assiri babilonesi, e così si arrangiano. Poi ci sono i Jeker che abitano la zona di Dor, anzi abitano a Dor, e sono descritti in un poema del 1100, poema egizio del 1100, in cui sono rappresentati come padroni del posto a Byblos addirittura, a Byblos, che comandano sul re di Byblos. Poi ci sono chiaramente i Pelasget, più giù in fondo, in basso a sinistra, è la loro terra, terra dei palestini, dei palestinesi di oggi. Praticamente lì vicino c'è la striscia di Gaza per capire i giorni di oggi. E qualcuno mi ha chiesto anche, ma dove erano allora quelli che erano chiamati ebrei allora? Erano praticamente elencati tra le tribù che sono elencati, vi leggete la cartina, vicino a Gerusalemme. Guardate bene, c'era la tribù di Giuda. Gli ebrei sono la tribù di Giuda, perché le altre tribù, la maggior parte, 10 tribù, sono raccontati nella Bibbia come le tribù del nord, ovvero sia Israele. Israele era quella, quindi erano in zona di Akko, di Byblos, più su, Canaan, eccetera. E si erano stanziati lì perché l'esodo descritto dalla Bibbia, l'esodo di Mosè e la sua gente, avviene in questo periodo, anno più o anno meno. Andiamo avanti. Eccolo qua, il nostro archeologo lì a destra. Qualche nome non ve lo do perché dovete almeno andare a consultare qualcuno dei miei. Fatevelo prestare, fatevi prestare uno dei miei libri. In Vai, biblioteca. volevo chiedertelo dopo qui, dove uno può comprare i tuoi libri. Già avevamo parlato dell'altra puntata. Si trovano anche su Amazon oppure si possono comprare anche non su Amazon? Un Allora, modo no. più diretto. Allora, si trovano su Amazon. Una parte è pubblicata direttamente da me, gli ultimi quattro, più gli ebook, eccetera. Li trovate nel mio canale, però nel mio canale trovate anche quelli ancora all'editore. Io ho lasciato i primi libri all'editore senza problemi. Non ho scritto per guadagnare soldi o altri, anzi, sappiatelo, diceva l'eroe, che io non ho mai preso una lira ma per mia decisione, perché lui è una grande persona, è una persona onesta, ma io non ho preso mai una lira di diritti d'autore, ecco, se vi interessa. Mentre invece negli ultimi quattro libri li pubblico direttamente su Amazon, quindi me li manda Amazon, quei pochi soldi. Ma li potete avere direttamente da Leonardo Melis, scrivendo
Scrivetemi o quando volete, dove vi pare, non c'è problema. Devo dirvi che in libreria ci sono sempre meno, non è una cattiva pubblicità per la libreria, è che sono andato a vedere qualche libreria, non ne ho trovato mai uno esposto dei miei libri, mentre invece prima addirittura in vetrina, e questo non mi piace. Guarda, Quindi. dopo se mi dai un tuo contatto diretto per poter acquistare dei libri, sia io che chi magari mi vuole contattare per farlo, così poi se mi chiedono direttamente l'indirizzo direttamente a te, ok? Così Guarda, puoi no. segnarti l'email direttamente. Ah, ok, direttamente. Allora, dopo lo metto in descrizione sotto questo video, così chi è Perfetto. interessato può contattare direttamente e così ci pensi direttamente tu. Perfetto. Va bene. Allora possiamo andare avanti. L'amico Zertale, adesso ve l'ho detto, così imparate. No, no, rimani un attimo su Ah, sì, questo. scusami. L'amico Zertale, che è raffigurato lì nella città che ha scoperto, venne a Cagliari nel 2005, ci incontrammo e ci furono dei pareri così e così, ma lui accennò qualcosa su Cesare in risposta, dicendo che Cesare non era un nome delle sue parti, ma addirittura ricordava un nome sardo, Sassari appunto, cosa che mi fece sorridere, ma sbagliando, perché Sassari può essere un nome antichissimo, anche se la città è medievale, ma una città, il nome può essere un toponimo. E comunque la città che io ho identificato con Arroset Coim, e nei miei primi libri l'ho trovata, e sto parlando, il mio primo libro, ricordatevi, è del 2002, il primo fra tutti, e del 2004 il secondo che approfondisce. Poi altri ne sono arrivati, anche lo stesso Zertal ha scritto un libro nel 2015, mi pare, e la stampa sarda e l'agenzia ANSA si è precipitato subito a scrivere che un archeologo di Israele ha scoperto un eroe sardo in Israele, vabbè, continuano a scrivere queste cose. Nessuno si è mai curato dei nostri cari giornalisti, nessuno di questi che ci sono adesso, di citare il fatto che ci fosse già qualcuno che ha scritto 15 libri prima di tutte queste storie qui. Vabbè, c'è stato un editore e un giornalista che mi ha dato una grossa mano e ha partecipato e ha pubblicato settimanalmente sulle statue di Monte Brama, prima di tirarle fuori. Quindi faremo una puntata su questo. Prendilo in nota che mi decido, prima o poi la faremo. È troppo importante questa, le statue di Monte Brama. E comunque posso dirvi adesso il cognome e nome dell'editore. Il giornale era il Sardegna, l'editore era un certo Grauso, perseguitato anche lui politicamente nel suo caso, perché vuole fare delle cose che non andavano fatte, dire delle cose che non andavano dette. E qui chiudiamo perché non stiamo parlando di noi. Però lui è dietro, insomma. Dimmi. Nicky Grauso, giusto? Nicky Grauso, sì. Bene. Ok, sì. Andiamo pure. Andiamo avanti. Sì. Allora, chiaramente c'è stato un ritorno dall'Oriente. Perché lì, loro stanno lì 400 anni. Attenzione, 400 anni è molto, ma è quello importante. Perché l'arrivo in Sardegna è documentato di tutti questi popoli, non in Sardegna, scusate, nel Mediterraneo, nelle loro antiche città. Vedi Cartagine, vedi le città sarde, vedi le città sicule, vedi le città tursa. Tutti tornano nell'VIII secolo circa avanti Cristo, tornando per molti motivi, andando via da questa zona che chiameremo Regno del Nord, Regno di Israele o Siro-Palestina, quello che volete voi. Non tornarono i Peleset, ma tornarono quasi tutti gli altri. Alcune prove vogliamo. Ci sono decine e decine, centinaia di elmi, tutti uguali. Perché tutti uguali? Sono tutti uguali perché, no, come la storia della spada ad antenne, perché era dell'unica etnia, che era quella dei popoli del mare. Perché questi elmi che rappresentiamo qui sono solo alcuni. Uno è etrusco, il primo, il secondo è Sardana, il terzo è etrusco ancora, l'altro è Acheo, quindi l'ha trovato in Grecia, l'altro è Geca, trovato probabilmente, no, trovato a Sparta. E spieghiamo perché, perché gli spartani non erano greci, tra parentesi ci tengono a loro a sottolinearlo appena possono, anche con le azioni che fanno, all'inizio non partecipano manco alle guerre persiane. I persiani sono Jekyll che venivano da Dor, e su questo altra risata del gatto e la volpe.
senza approfondire il perché, senza approfondire il fatto che io ho i testi scritti, addirittura uno di un capitolo della Bibbia, di un re spartano che dice che così è, vabbè, questo lo vedremo in seguito. Quindi loro dichiarano che venivano dalla città di Dore e dalla zona di Gerusalemme, e scrivono al gran sacerdote di Gerusalemme, questo re spartano, siamo dello stesso sangue di Abramo, lo dice chiaro e tondo, raccontando la storia. E loro a ridere, a sfottere. Vabbè, andiamo avanti. Allora, qualche menzione degli egizi su Sciardana. Papiro Anastasi. I Sciardana, alla dipendenza di Faraone, fecero prigionieri i loro fratelli. L'abbiamo capito nello scontro iniziale nel 1180, c'è lo scontro fra là. Onomastico di Amenemope. Onomastico di Amenemope, 1120 Cristo, Sciardana d'Acco, sotto tiro. Ah, l'abbiamo appena detto, presso Kadesh. Ma tu guarda, lo dice l'onomastico di Amenemope, l'hanno scritto gli egizi, cari gatto e volpe. Papiro Wilbur. Nel catasto egizio figurano donazioni di terre ai Sciardana, perché molti Sciardana, dopo che Ramesse III regalò le città, si insediarono lì e coltivarono la terra, eccetera. Quindi vissero lì fino a... Qui siamo con Ramesse V, ventesima dinastia, sì, siamo 100 anni dopo di più. Vabbè, Papiro Aris, Ramesse III, fa una descrizione completa del popolo del mare, sostenendo di aver vinto per la prima volta i terribili Sciardana. Vabbè, l'abbiamo visto. Poema di Pentaur, racconta la spedizione del faraone Ramesse II a Kadesh, e su questo potremmo fare anche una conferenza, anche un'intervista anche su questa. È la sua battaglia contro gli Ittiti. La guardia del faraone è composta da 520 Sciardana, che sono quelli che gli salvano il seggiolino, perché lui le sta buscando, per la sua presunzione, sta buscando gli Ittiti. Faremo un'intervista sulla battaglia di Kadesh, va fatta. Poema di Venamo parla della missione di un funzionario egizio in Canaan, la precisione a Biblos, e della presenza del popolo del mare, Jeker, in Palestina già nel 1100 avanti Cristo, nella città di Dor e a Biblos. Stella di Ramesse II l'abbiamo vista prima, che parla dei Sciardani che vengono dal mare, eccetera. Andiamo avanti. Qualcuna delle tue video ascoltatrici l'altra volta ha scritto un messaggio di quelli sulla destra, chiedendo di parlare o qualcosa del genere del viaggio di Enea, perché avevo accennato al fatto che il viaggio di Enea non è possibile così come descritto da Virgilio. Non lo dico io, lo dicono tutti gli studiosi di storia del mondo, passati e attuali, che non è possibile. Perché? Ma non è per il tragitto, che è quello che vedete un po' descritto da Virgilio qui sulla mappa, ma perché Enea parte nel 1200 da Troia, che sia fuggito dal fuoco, che sia andato via verso Attusa, dagli amici, eccetera, comunque lui e la sua gente sosterranno insieme agli altri popoli per 400 anni nella Siro-Palestina, in Israele, nel Regno del Nord, e compagnia varia. Perché dico questo? Perché lui parte nel 1200, fa una puntatina condotto dal comandante dei Lucca, che stranamente non è più Glauco, ma è Annone, fa una puntantina tra la Calabria e la Lucania, la Basilicata, dove c'è una prova, perché i popoli del mare lì lasciarono anche una nave, la navicella Sciardana in bronzo, che oggi è esposta nel museo, in un museo calabrese, non vi dico dove. Intanto esistono due video di una mia conferenza in Calabria, mitica conferenza, qualche anno fa, ma due bellissimi video dove dico appunto di questa navicella, ne parlo lì, così vi vedete anche il video nel canale di Leonardo. Però proseguendo il viaggio, poi dopo la tempesta scatenata da Giunone, fatta scatenare da Giunone, arrivano in quella che è oggi la Tunisia, dove una principessa di Tiro sta fondando Cartagine. Signori cari, amici, come li ho chiamati sopra tra quattro virgolette, e usate i video che intervistano Leonardo Meles per sfottere usando mezze frasi.
Lo sapete anche voi che Cartagine è stata fondata nel 714. Ridete adesso. E Roma un po' dopo. Quindi, se lui è partito nel 1002 da Troia in fiamme e ha il tempo di passare a Cartagine, mi spiegate voi, gatto e la volpe, cosa significa? Visto che ridacchiate alle mie spalle davanti a persone che non dovrebbero essere coinvolte in questa cosa? Ecco, questa era la domanda che volevo farvi riguardo Enea. Però su Enea, visto che la signora, non ricordo chi o chi ha scritto questa cosa, esiste un qualcosa di già pronto per una ulteriore intervista sul viaggio di Enea. La faremo, vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Ecco, questo è elencato un po' il ritorno di questi popoli del mare. Vedete elencati, c'è anche un altro popolo, questi Eneti che sono in alto vicino a Venezia, sarà per quello che gli amici, le guide dell'Egitto dicevano che i popoli del mare venivano da lì, o forse perché i Veneti dicono che sono parenti di Agamennone, dell'Iliade, chi lo sa, vabbè. Poi ci sono i Liguri, io ho messo fra i Liguri, non esattamente, poi li ho messi anche c'è un paese dove si fanno chiamare Lucani per un altro motivo, latino, eccetera, questione di boschi o lupi o qualcosa di simile. Ma in effetti i Lico, i Lucca, erano tra la Puglia, la Basilicata, quindi la Lucania, e la Calabria, quindi giù. Non sono elencati qui, ma nell'altra cartina dell'ultimo libro ci sono. Mi hanno chiesto di metterli gli amici della Calabria, quindi li ho messi, giustamente. I Dardani sono anche quelli del Tempio di Dodona in Albania, gli Acaiasa sono quelli della Grecia, poi tornarono sotto altro nome, credo. I Jeker vanno a vivere come in Laconia, fonderanno Sparta o rifonderanno Sparta, perché tornano tutti nelle loro città antiche che avevano lasciato nel 1002, comprese le città sarde, dove vengono chiamati Fenici in Sardegna, ti pareva. Ma siamo in buona compagnia, perché noi abbiamo questi fantasmi fenici che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai letto, ma tutti parlano la scrittura è fenicia, e la ceramica è fenicia. I sardi hanno imparato anche a succhiare il latte dai fenici. I fenici non sono esistiti come popolo, non c'è mai traccia di una battaglia dei fenici, anche casuale, c'è niente. È un nome che poi spiegheremo, di coloro che si fanno chiamare così. E i Sacalasa tornano in Sicilia, e i Libu tornano a Cartagine. L'abbiamo visto, non mi ho saltato qualcuno, i Turcia sono gli Etruschi, i Dardani sono quelli che tornano con Enea, e ancora una volta Enea non era un Dardano, cioè non era un troiano, era un Dardano. Un signore che non vuole raccomandazioni, un certo Catone, che non era il Catone del tempo di Virgilio, ma quello precedente, il nono, mi pare, dice: voi romani siete degli stolti e degli ignoranti, e voi fate arrivare Enea qui poco prima della fondazione di Roma, quando lui va via nel 1002 da Troia. Cioè, dice quello che sto dicendo io, di cui nessuno storico ha mai scritto, forse neanche Catone, poverino, perché non... Ma forse Catone l'ha scritto, mi pare c'è qualcosa di scritto. Però è Catone, uno dei tre Catoni, ma quello più vecchio del tempo forse del periodo punico, adesso non ricordo. Vabbè, comunque quello più anziano. Catone il maggiore o Catone l'anziano, qualcosa del genere. Perché il Catone più famoso, quello che diceva di distruggere Cartagine, è quello Catone giovane. Possiamo andare avanti, dai. Ah, i Pellesetti, scusate, ho dimenticato il fatto che i Pellesetti non tornano, loro venivano da Creta, lo dice anche la Bibbia, da Caftor, ma rimangono lì, sono i palestinesi, sono i Pellesetti, che fondano la Palestina, la Pentapoli, e continuano ad abitare lì, fino al tempo dei Romani e oltre. Andiamo avanti. E per continuare quel discorso della negazione dei Sardana Sardi, questo è un oggetto chiamato la spina dorsale di Osiride, esiste solo in Egitto, casualmente ne è stato scoperto uno, adesso non ricordo se a Tarsus, ma è scritto sotto qui in piccolo, poi ve lo leggete, comunque è pubblicato anche sul libro La Bibbia degli Urim, e
Questo jet con quattro livelli, questo è importante perché indicava le età le varie età dell'uomo, quindi l'acquario, i pesci, eccetera. Ne ha quattro, ogni età erano 2000 anni. Leonardo Meles ne ha trovato casualmente, dico casualmente, ma non troppo casualmente perché in un museo è andato a vederlo, ma ne ha trovato uno gigantesco, diviso in tre parti, lo vedete lì davanti. Anche questo era con tre livelli, molto importanti. Contestazioni già dal momento, perché le ragazze che erano al museo mi chiesero: ma Leonardo, cosa sta facendo? Sto fotografando sta roba. Che cosa chiesi? E dissero: no, sono avanzi di scavi, avanzi di scavi, vabbè. Voi non lo sapete cos'è, ma io lo pubblicherò in un libro. Ma lei non può fare foto finché no, voi avete parlato di scarti, io quindi lo pubblico. Lo pubblicherò in un libro, pazienza, poi fate voi quello che volete. E l'ho pubblicato. E non vi dico in quale libro, ma l'ho pubblicato. Andiamo avanti. E poi c'è molta censura da parte di questi personaggi che gestiscono la conoscenza, diciamo. Quello che ho raccontato è una parte di censura, perché al Sì. mio amico Bruno Vacca gli sequestrarono il libro. Immagino. Poi c'è un forte accanimento, ho notato, proprio con la storia, la tradizione, la lingua, la cultura sarda in particolare. Sì, soprattutto perché loro la gestiscono, sono loro che gestiscono la cultura sarda. Se vuoi posso aggiungere una parentesi. Questa Certo. situazione dei popoli del mare era sconosciuta perché nel periodo del ventennio, attenzione che non è politica, io non ne faccio politica, ma nel Sì. ventennio appunto, quindi nel periodo del fascio appunto, c'era la proibizione di pubblicare testi che non fossero greci o romani. Io umanamente la capisco, perché allora il periodo storico portava a glorificare Roma e ci stava in quel periodo, in quel ventennio, magari non so dopo, ma comunque non me ne occupo. Ma il Ministero della Cultura Popolare si chiamava con un nome, una sigla che pare una parolaccia, comunque Minculpop, Ministero della Cultura Popolare appunto. Lo pubblicò e rimase per tutto il tempo, non so se fu mai cancellato il decreto, ma in seno all'ambiente di cui parliamo vennero conservate queste abitudini, compresa quella dei fenici, che i fenici non esistono, e loro a ridacchiare ridono anche, sicuramente stanno guardando l'intervista, stanno ridendo su questa cosa dei fenici. Ma io farò una puntata sui fenici, chiedendo di mandarmi una moneta sardana, visto che ci tengono tante, di qualsiasi conio, anche estero alla Sardegna, se mi trovano un testo fenicio che parli dei fenici. Ecco, questa è la mia sfida, portatemelo. E possibilmente anche di uno scontro casuale di questi fantomatici fenici che hanno conquistato il Mediterraneo senza dover combattere, che non c'è traccia di alcuna battaglia di queste. Lo sappiamo chi sono i fenici, anzi chi non sono. Chi sono e chi non sono. Che sono quelli che vennero dall'Oriente. In che data? No, dato qui vengono i Fenici. Avete capito anche voi, ma ne parleremo in seguito. Andiamo avanti. No, aspetta. Sì, Qui c'è rimaniamo. una scritta. Ecco, qui c'è una. Qui c'è una scritta Fenicia. No, non è una scritta Fenicia, sto scherzando perché c'è un motivo per citare i Fenici. Questa è la triade di Tebe, che sul lato scritto, quindi dietro le figure. La triade di Tebe è composta da Amone, da Nu la moglie, e da Nut la moglie e insomma, il figlio. Allora, praticamente c'è una triplice invocazione, il figlio si chiama Khonsu, la triplice invocazione, una per ognuno dei tre, in un geroglifico. E questa è in Sardegna, è stata trovata in Sardegna. Non vi dico dove, ma tanto è facile rintracciarla, adesso si trova in giro. Questa è una stele che, a detta dei soliti, è una stele che fu incisa da un fenicio che nel suo viaggio in Sardegna fece una sosta nel delta dell'Ilo e
con l'aiuto di incisori, immagino greci, e incise queste cose in geroglifico perché lui imparò questa lingua degli egizi. Ora, i geroglifici, a parte il fatto che non erano tutti che potevano accedere alla scuola dei geroglifici, volevano anni e anni e anni per impararli. E sono sempre quelli, gli scriba, sono loro a poter usare i geroglifici. E un fenicio qualsiasi, per il weekend in Sardegna, visto che era di passaggio, va nel delta dell'Lillo a imparare i geroglifici e poi uccide questa stella. Ragazzi, di barzellette ne ho sentite di peggiore, altro che sbraitare o ridere alle spalle di Leonardo. Andiamo avanti. Allora, c'è anche la scienza ufficiale che alle volte, non volendo, fa degli errori. Anni fa accadde che in quel di Villa Grande, in zona Ogliastra, Villa Grande Strisalis, scavando un tempio che io conosco bene perché ci ho fatto una festa sciardana, all'Anusei, siamo andati a visitarla, sta cosa del scavata, e c'era anche un tempietto molto bello, datata all'età del bronzo. Hanno trovato navicelle, hanno trovato anche egizi, roba egizia. Ma lasciamo perdere le cose egizie perché hanno trovato soprattutto un'anfora con una scritta che io ho pubblicato su uno dei miei libri. È stata anche tradotta con l'aiuto di un altro molto contestato che si occupa di linguistica qui in Sardegna, l'amico Gigi. Ma questa anfora fu portata all'Accademia dei Lincei a Roma e ne discussero i sommi, tra cui ci fu uno dei sommi che io allora rispettavo assai, Giovanni Garbini, che è un orientalista, e disse subito che quella era una scrittura dei popoli del mare. Io feci un balzo sulla sedia quando me lo dissero, raccontarono dopo chiaramente, ma il racconto doveva continuare perché Garbini aggiunse che era dei popoli del mare esattamente, non dei Sardani come qualcuno stava aspettando, indovinate chi, ma dei Filistei, cioè dei Peleset, che sono un popolo del mare e che avevano la stessa scrittura di Sardana, perché la scrittura che noi conosciamo come scrittura fenicia, un'altra delle balle colossali, è stata inventata dai popoli del mare a fine del terzo millennio nel Sinai. E non sono io a dirlo, a scriverlo, lo scriveva uno dei più grandi archeologi dei primi del Novecento, del secolo scorso, un certo Leonard Woolley, amico di Lawrence d'Arabia, giusto per fare qualche nome che conosciamo, che era un archeologo onesto anche lui, Lawrence d'Arabia, dicevo, e Agatha Christie, che era una scrittrice di romanzi, ma frequentava questo ambiente, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, Leonard Woolley diceva che i popoli del mare inventarono, anzi, donarono ai loro amici cananei, non fenici, cananei, fenici neanche li nomina, perché non esisteva ancora la dicitura fenici, è stata inventata a metà del secolo scorso. Lui diceva, Leonardo Vulli, i popoli del mare regalarono ai loro compagni cananei il segreto della navigazione, della porpora, daje, e della scrittura. La regalarono loro ai cananei, che poi i greci la copiarono, aggiungendo le vocali e rovesciandole, perché la scrittura alfabetica scriveva da destra verso sinistra, come quella stella che abbiamo visto, come la stella di Da, di Nora, la stella di Da esiste anche, la stella di Nora, eccetera, eccetera. Quindi, ma Garbini purtroppo aggiunge anche un fatto, che i Filistei, la scrittura la attribuiva ai Filistei perché loro erano già qui al lato della creazione dei nuraghi. Ma per favore, ci mischiamo anche i nuraghi. Quindi, delusione dopo delusione, però ha ammesso che si tratta di scrittura dei popoli del mare. Mi dispiace per lui, però uno più grande di lui ha detto ben altro. Andiamo avanti. Ecco, questa è la stella di Nora. A fianco c'è un altro dei tanti documenti che stiamo scoprendo. Questo è il terzo documento, perché tre sono i più importanti, poi ce ne sono altri. Ma questo è il secondo documento, quello a sinistra, decifrato da l'ha studiato G. Sanna, ma l'ha scoperto Leonardo Melis,
grazie a un amico che gli ha fornito le immagini. In uno dei libri, la Bibbia degli Uni, mi ha raccontato anche la scoperta che è stata fatta dalla sovrintendenza di Sassari, in territorio dove io ho scoperto invece personalmente la Ziggurat a sette piani, a sette scaloni. Ma anche questo è un altro discorso. Quindi due documenti, uno scoperto a Leonardo Meles e l'altro scoperto nel 1800 a Nora, dove c'è la scritta B Surden, quella sottolineata, leggendo da destra verso sinistra. Andiamo avanti perché c'è una piccola sorpresa per concludere. Sì. Allora, parliamo di due grandi, di uno abbiamo già accennato prima, il canonico Spano, è lui che scrive della Stella di Nora, di questa scoperta, di questa prova della scritta. E lui, secondo lui, la scritta conteneva la parola Sardon e non Sardegna. Bussard non voleva dire in Sardegna all'inglese, ma B significa padre, babbo, babai, Abba, in sumero acadico, ma anche in sardo e anche in ebraico antico. Lui parla di una statua portata dai sardi al Tempio di Delfo, intorno al IV-V secolo a.C., non ricordo esattamente la data, e di cui pare che esistesse una copia che un tizio rintracciò. Questo tizio ha un nome che nessuno di noi può ignorare. Si chiamava Cavalier della Marmora. Penso che abbiate un po' tutti presente. Uno dei fratelli della Marmora era un Savoia, sì, ma era quello che aveva scritto tanti libri sulla Sardegna, un antropologo, geografo, eccetera, e anche un po' archeologo. Lui disegnò questa copia che esisteva disegnando il Sardus Pater o il Sardai o il Sardus Babai, dove ha nella base della statua nome e cognome. C'è una sigla sulla destra che canonico Spano è interpretato come Ab. Io non ce lo vedo Ab, ma può darsi che sia in parte cancellato o corretto. Ma Surden c'è tutto. E lui ha messo, l'interprete ha messo appunto Babai Sardon. Quindi quella scritta non è in Sardegna, che la B non era inglese, era cananea. B Surden significa Babai Sardon. In greco antico anche, quindi greci anche, in greco antico, sì, buonanotte. In ebraico antico, o in aramaico, se vogliamo, anche un certo tizio che fu crocifisso 2000 anni fa, pronuncia l'ultima parola con un urlo, pronuncia la parola Ab, Abba è padre, Abba padre. È la parola sumero-accadica che ha portato al babbo toscano e siciliano, casualmente, è sardo anche, anzi, Sardegna è oltre, è Babai, quindi ancora più antico. Sempre con quella radice, quindi Absardo, no? Molte prove ci volevano. Quella non è una scritta fenicia, è una scritta dei popoli del mare. Andiamo avanti. Ecco, non andiamo avanti perché è finita. Vi ringrazio tantissimo della pazienza. La parola a chi conduce. Eccoci qua. Allora, ho visto anche alcune domande. Prima adesso devo ricercare un attimo perché ci sono stati anche diversi commenti. Sì, molto interessante. Qualcuno diceva che è un argomento un po' troppo vasto e complicato da seguire. Tutto, ovviamente, ha scritto 17 libri, Leonardo, per cui abbiamo fatto anche già un'altra diretta 2 settimane fa, più o meno. Quindi vi consiglio, se non l'avete vista, di andare a vederla, perché quella è, diciamo, la diretta in cui, cioè, hai fatto prima una presentazione generale sulla storia dei popoli del mare, e poi oggi siamo scesi un po' più sui dettagli, per cui magari può sembrare un pochino difficile, cioè non difficile, ma ampio come argomento da poter comprendere tutto. Però diciamo che Leonardo è stato abbastanza esaustivo e ben spiegato anche tutte le cose. Adesso devo ricercare un attimino le domande che sono state fatte prima. Allora, come facevano ad affrontare e sopravvivere a queste traversate in mare? Erano superuomini? Alla fine è una domanda, vabbè, un po' generica questa, però. Allora, erano supernavi. Io ho evitato di descrivermi un qualcosa sull'invasione dell'Egitto, perché lì c'è la verità. I Sardana avevano la vela moderna, di cui esiste un
un brevetto di un ingegnere calenitano, aiutato da Andrea Mura, il navigatore in solitaria, se avete presente. E Andrea Mura, che ha una fabbrica di vele. E questo signore è un ingegnere di Cagliari, non vi dico il nome, ma è quello che progettò quello stadio che stava facendo costruire Cellino lì a Isarena, Esaquarto. Quindi una persona nota, una persona distinta, che fece brevettare e costruire questa vela moderna che io gli descrissi. La vela moderna la montò su un gozzo di 8 metri, circa in legno, quindi pesantissimo. La inaugurammo al Molo Icnusa in direzione del Poetto. Lui aveva già fatto delle prove a Sant'Antioco, 3 giri dell'isola, filando come il vento con queste tre vele triangolari. Avevano inventato la vela triangolare, quindi potevano andare anche in alto mare, e lo facevano, con la vela triangolare, non avevano bisogno di remi. Infatti, in quell'immagine, non ti voglio chiedere di tornarci su, magari la vedono poi riguardandosi il filmato. In quell'immagine, tutte le navi Sardana sono senza remi. Tutte le navi egizie, però, quindi non è un errore dello scultore, tutte le navi egizie hanno i remi. Qualcuno ha detto, ma quelle che hanno in mano i Sardana, cioè quelle che hanno in mano gli altri, non so, sono lancia, fanno una confusione enorme. Tutte le navi Sardana sono senza remi, tutte le navi egizie sono con i remi. Stop, basta guardarle. Comunque, ho pubblicato anche questo in un libro, un intero capitolo, a firma dell'ingegnere Marugia, adesso ve l'ho detto, tanto è lui che ha fatto il brevetto, registrato, a firma dell'ingegnere Marugia, c'è questo articolo tecnico, eccetera, io non sono tecnico. Noi che scriviamo dobbiamo farci aiutare da scienziati di altre scienze, che non possiamo essere onniscienti. Quindi ecco perché avevano delle supernavi, erano anche dei super anche loro, certo, se tutti li volevano come guardie del corpo, è tutto qui. Erano dei super guerrieri, navigatori esperti, quindi avevano, diciamo, una tecnologia avanzata. Lo sai che sto cercando quella nave dell'SLED, però non la trovo adesso. No, lascia Vabbè, perdere, adesso la guardano dopo. ho presente Scusate. comunque l'immagine, per quello pensavo di trovarla subito, invece cioè, ho fatto scorrere velocemente, ma non l'ho trovata. Poi Linda Keller, adesso li metto anche in evidenza, scusate che adesso posso farlo. Io ho questi capelli che mi stanno andando ognuno per Buonasera, conto suo. argomento stra interessante. Sì, vorrei sapere se esiste un collegamento tra i nuraghe e gli Sciardana, questo popolo del mare, e la funzione di queste misteriosissime costruzioni. Saluti. Nota nolente, come la storia dei giganti. Io solitamente lo dico chiaro e tondo appena posso, l'ho detto anche stasera però. Io non collego i Sardana ai nuragici, per un semplice motivo, che i nuragici noi non sapremo mai, o comunque oggi non sappiamo chi erano. Per un motivo chiaro, loro non sono datati. La datazione che è stata fatta intorno al 1600 è stata fatta da Lilio, non lo affrontiamo oggi l'argomento, però non è quella la data. I nuraghi c'erano nel 1600, ma sono molto, ma molto, molto più antichi. Per cui noi non troviamo nessuna fonte. I popoli antichi non parlano di un popolo che vivesse nei nuraghi, che costruisse i nuraghi. Costruivano i Sardana, però, città come quella di Israele in simili nuraghi, in costruzioni rotonde che somigliavano ai nuraghi che loro conoscevano bene, come quella di Zimbabwe, eccetera. Ma i nuraghi sparsi per il mondo non sono nuraghi. Quelli sardi non tutti sono nuraghi. Quelli che sono nuraghi, noi non sappiamo chi li ha costruiti e come si chiamava, solo perché sono, non oserei dire, prima del diluvio descritto da Sir Leonard Woolley, che è quello che ha scoperto il diluvio biblico a Ur. Ha fatto anche questo Leonard Woolley. Ecco, è felicissimo. Quindi per me i Sardana sono i Sardana. Stop. Poi vediamo. Sì. Beh, cioè, i nuraghe sono più recenti. Cioè, gli Allora, per Sciardana, tutti gli diciamo, quelli. altri. Per tutti gli altri, amici compresi, scrittori compresi, eccetera, tutti gli altri, certo Catarrasi devo sottolineare, ma Bruno Vacca diceva che non i nuragici, i Sardana sono uguali ai nuragici. Tutti gli altri, anche scrittori nuovi, scrittori vecchi, eccetera. I vecchi non ci sono perché non parlano di Sardana, ma alcuni ci sono fuori dalle righe. Poi Tantam, sicuramente si è collegato dopo, chiede se hai scritto un saggio su questa argomentazione. Ha scritto 17 libri, per cui più di un Sono tutti, saggio. sono quasi Oltre tutti saggi, l'unico. eccetto uno. C'è un peccato. Uno è un romanzo storico, ma gli altri sono
tutti saggi. Tutti saggi. Ok. Poi altre domande particolari? No, più che altro sono commenti, sono... Da qui si evince che la maggior parte delle persone non sanno praticamente, non sapevano nulla di questa storia, che abbiamo già spiegato per quali motivi potrebbe essere stata celata in un periodo particolarmente particolare, in particolare della storia, in cui si doveva spingere soprattutto una narrazione più che altro colonialista, per cui serviva un condottiero, e da lì si è spinto soprattutto sulla storia romana e greca per creare, diciamo, una figura guida per diciamo, il popolo italico alla conquista e al rifacimento di un impero in epoche più o meno recenti. Però non tocchiamo poi quell'argomento, perché poi magari ci possono essere delle discussioni. Comunque un ruolo fondamentale nell'occultamento di questa storia è appunto quello, come hai più volte nominato tu, quello della soprintendenza, giusto? Che abbiamo visto, io da sardo ne ho sentito parlare molto spesso, anche mio nonno lo diceva spesso, difatti quando qualcuno faceva dei ritrovamenti nel proprio terreno, inizialmente si tendeva a, diciamo, dichiarare, a denunciare tra virgolette, a dire guardate io ho trovato questo, però puntualmente poi venivano anche pignorati o sequestrati terreni di coloro i quali volevano, diciamo, portare alla luce determinate scoperte, per cui questo ha, diciamo, inibito gli stessi sardi a dichiarare qualora avessero trovato dei reperti storici, che sicuramente sono stati ritrovati, e c'è stato sicuramente anche un vero e proprio commercio, tuttora ci sarà, in nero, perché appunto la soprintendenza poi teneva proprio a sigillare quei territori, portare via tutto, e alla fine chi aveva il terreno ce lo perdeva, e quindi hanno spinto la stessa popolazione a fare un auto-occultamento di beni reperti, che sicuramente si va a scavare sotto i primi strati della nostra terra, potremmo anche riesumare, diciamo, anche in tempi odierni. Solo che purtroppo sono stati molto molto furbi questi, oltre che disgraziati. Questa è una cosa che dico io, una mia riflessione personale, che penso che sia condivisa da chi conosce l'argomento. Noi in Sardegna di queste cose ne abbiamo sentito parlare, e noi sardi, diciamo, che comunque sono appassionati alla propria storia e a conoscere le proprie radici, sappiamo, tra di noi ci sono i racconti di nonni, di amici, di parenti, di conoscenti che testimoniano quanto sia stato fatto nella nostra terra. Niente, altre domande particolari non ce ne sono. Mi sono dimenticato prima, avremmo dovuto avere anche Christian Sollai, fondatore dell'Associazione Culturale Sardana, che purtroppo ha avuto un imprevisto. Spero che sarà presente con noi la prossima puntata, quindi per ora lo salutiamo e gli auguriamo il meglio. Poi Leonardo, se tu non hai nient'altro da aggiungere, io direi che possiamo già salutare tutti coloro che ci hanno seguito, con la promessa di ritrovarci per continuare in questo viaggio, e poi deciderai tu cosa trattare, perché mi hai detto già di segnarmi il discorso dei giganti di Monteprama, che è una storia che sicuramente conoscerai tu, visto che hai contribuito comunque a far sì che questi venissero portati alla luce anche per noi, e quindi sarebbe anche interessante conoscere anche, magari dedicheremo una puntata proprio magari su tutto l'ostruzionismo che viene fatto, che è stato fatto e che si sta continuando a fare in campo appunto archeologico sardo soprattutto, su quale che può essere anche la manipolazione di certe informazioni e di certe storie, l'invenzione, come abbiamo visto, quei fenici di popoli così campati per aria, giusto per non dare la giusta paternità a determinate scoperte e cose. Sono cose che tu conosci meglio, assolutamente, prego. Allora, non c'è bisogno di fare una puntata sui soprusi, eccetera. In tutte le puntate che faremo, almeno per quanto mi riguarda, ci sono soprusi, stai tranquillo, verso di me e verso altri, giusti o sbagliati, però ci sono stati. In quanto a Monteprama, prendo nota che sarà il primo, anche perché io ho scritto un dossier
un dossier su Montebramma ancora prima che fossero portate a Sassari al restauro. Quindi faremo una puntata su quella, su Montebramma, con documenti alla mano, con testimonianze alla mano. Testimonianze, attenzione, perché non tutto il mondo che si definisce marcio è marcio completo, che ci sono dei galantuomini anche nella sovrintendenza, questo sia chiaro. Comunque aspettati che ti sequestrino il video, perché con quello che abbiamo detto oggi sulla sovrintendenza mi guardano un pezzo e sequestrano. Comunque sia chiaro questo, ci sono delle persone che anche nel caso di Montebramma sono intervenute e hanno fornito la verità, che io ho riportato nel dossier, articoli di giornale, articoli poi fatti da Grause, eccetera. Quindi non mi dilungo perché è tardi l'ora, quindi è anche ora di chiudere. Mi approfitto per salutare chi ci ha seguito con tanta pazienza. Saluto anche te. Alla prossima. Okay, io ti ringrazio e poi fammi sapere, ci sentiremo poi in privato per organizzare la prossima puntata. Quello che io ho detto sulla sovrintendenza, l'ho detto, sono parole che io esprimo liberamente, quindi non vedo per quale motivo mi debbano bloccare il video, anche perché sono cose che non mi hai detto tu, ma che mi ritornano e mi risuonano, perché sono racconti che io ho sentito sempre da mio nonno in particolare, e non solo da lui, per cui come ho già detto, tra noi sardi questo diciamo istituto, questi personaggi non sono stati sempre ben, diciamo così, ok? Quindi un abbraccio a tutti, vi ringrazio per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora Leonardo, è stato un vero piacere, un onore, a presto. Buona serata a tutti.